I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Turn it to this! Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocate. È iniziato tutto da un disegnino, da uno schizzo buttato lì su due piedi dall'importatore olandese Ben Pon, che si trovava di passaggio alla fabbrica Volkswagen di Wolfsburg nel 1947. Un disegnino che si ispirava a un maggiolone troncato che gli operai utilizzavano per spostare la merce all'interno dello stabilimento. Qualcosa nato così da un'idea del momento, ma che piacque molto. Il disegnino fece il giro di tutte le scrivanie dei dirigenti Volkswagen e in tempo di 2 anni diventò realtà. D'altronde era facile, la piattaforma era la stessa del maggiolino e dal maggiolino prendeva anche il motore. Gli operai, insomma, lavoravano a occhi chiusi e così nacque il transporter, che in Germania si chiamava bulli, in Francia combi, in Italia Westfalia o più semplicemente pulmino, neologismo che venne accettato poi anche dalla Treccani. La prima serie, il Transporter T1, nacque come veicolo commerciale leggero. L'ampio spazio di carico era pensato per permettere a operai e artigiani di caricare e trasportare la propria merce. Erano gli anni del dopoguerra, c'era un paese da ricostruire, bisognava lavorare. Poi però Ben Pon tornò a far visita a Volkswagen e lasciò un altro disegnino. Via il piano di carico, posto a tanti finestrini e altrettanti divanetti. Gli ingegneri Volkswagen erano ancora più scettici della volta prima, ma appena il Transporter T2 venne immesso sul mercato, gli ordini fioccarono. Negli Stati Uniti il bulli è detto Hippie Van, perché sono stati proprio i figli dei fiori a far entrare questo veicolo nella storia. E ci si chiederà come ha fatto un mezzo commerciale tedesco a diventare il veicolo più popolare di Woodstock. La risposta è semplice: costava davvero poco, poteva arrivare ovunque e soprattutto era bellissimo e coloratissimo. Svegliatosi dal sogno hippie, il Volkswagen Bulli comincia a perdere di smalto. Non fraintendetemi, era e resta un mito. Ma le versioni successive, quelle dagli anni 70, negli anni 80 poi fino a oggi, non avevano il fascino della T1, seppur erano decisamente più efficienti. Almeno fino ad oggi. A marzo 2022, infatti, il pulmino Volkswagen è tornato sul mercato con una nuova veste ispirata direttamente al mitico T2. Il muso è sempre quello, simpaticissimo, la carrozzeria è colorata, ha più tinte. Il design, insomma, è decisamente vintage e a guardarlo sembra di tornare negli anni 60. Quando si entra dentro, però, sembra di volare nel 3000. L'ID Buzz, che è anche al 100% elettrico, è uno dei veicoli più futuristici sul mercato. È infatti capace di guidarsi da solo e in Germania si sta offrendo come navetta senza conducente. Sei mai salito su un mitico pulmino Volkswagen? Faccelo sapere nei commenti e segui il nostro canale per restare sempre aggiornato sulla storia delle auto.